E siamo tornati. Mi sto facendo tutta una maratona di registrazioni anche qua, come ho fatto con Mad Max, perché sono sotto esami e non si saprà mai quando avrò tempo di registrare di nuovo. Quindi ne approfitto e mi faccio 2 episodi minimo. Boh, vediamo. L'ultima volta dovevamo andare su per vedere cosa era successo nel rave. E andiamo a vedere. Ma prima cambiamo sto fucile di merda che fa cacare al cazzo, come le granate. Carabina, insomma. Ma ci riusciamo a salire? Pistola. Non ci riusciamo, non si chiude. Non sarei tanto sicuro di salire su un ascensore del genere io. Ecco. Cosa? Ma dai! No, via. Crepa. E tu anche. Erano marito e moglie, capito? Stavano venendo alla festa anche loro? Merda. L'appartamento di Ron è al piano di sopra. Dovrai passare attraverso un condotto dell'aria. E va bene. Che paurissima. Salve. Ah, siete due. Una coppia gay. Lei ha anche una barba un po' così. Puttana maiala! Senti, che fomento. Ah, ma lei si risvegliava. Io non la sentivo, sa? Però lo massacro di botte. Ma si vada a godere la festa dei suoi vicini invece che stare qua a rompere i coglioni a me. Dove finiamo se entro qua? È un bagno. Lei ha bisogno di qualcosa? Ah, ok, due gambe nuove. Cosa stava... No, sono munizioni. Ma mi sa che lei aveva... Era in quel periodo del mese. Vabbè, prendiamo le munizioni. Che schifo. Oddio, c'è gente dentro. Mandala Gigi! Cosa? Ma non mi si cagano. Chiudo. Intanto balliamo, dai. È qui la festa, porco Zeus. Mandala Gigi! Ubriaca merda, portate, chiamate qualcuno, un'ambulanza per Francesco. Antonio, guarda pure questo come sta messo, mortacci sua. Chiamate la mamma d'Antonio che sta di merda, porco due. Guardate come siamo ridotti, guarda sti due, matrescate orredi, che cazzo se la fa qua, la vita è giovane, cazzo, veloci. Manna la Gigi, non è Gigi ma va bene, guarda come manna, mamma mia. Guardalo qua, il trittico delle teste dei cazzo, tutti sbrattati, ma quanto cazzo avete bevuto pure voi? Portarci vostra, ho detto che c'è. Ho interrotto qualcosa. Un'orgia grandissima, ma guardate questi, se c'è... Sporca puttana. Se non riuscite a reggere la droga... Guarda, è un trisom! Cioè, due contro uno, due maschi e una donna. Madonna santa, raga, come vi siete ridotti. Ma che schifo. Che schifo, porca miseria. Guarda qua che schifo. Cosa? No, 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 no. Io non posso manco sparare in questa posizione. Salve. Scusi, eh. Aia. Porca puttana. Adesso arriverà qualcuno da lassù, io lo so. Scusi. Scusi. Mi vuole morire, per favore. Grazie. Finisca. Dai! Muoia! Cazzo! Adesso arriverà qualcuno, io l'aspetto qua. Eccolo là. Aspetta al banco. Salve! Fatto. Meno male. Sono entrato nell'appartamento dove in teoria c'è il libro. Laggiù già vedo una telecamera. Perfetto. Vuoto. Porta, porta. Oh, è la telecamera che mi serviva. Dove va quello? Ma qua stavano per traslocare tipo cose del genere perché... Porta segreta. Parla Sondra a tutti i corvi. Chi è? Inedi 6, 18,
19, 22 e 34 sono stati spazzati via dagli avvoltoi. La situazione è instabile. Ron, rispondi, sono sombra. Le munizioni della pistola. Ron, tra meno di 12 ore ce ne andremo. Che cazzo è Ron? Aspettate, vengo pure io. Ron Friedman, se non la smetti di ignorarmi, giuro che... Ron Friedman. È lui, mi sa. Rispondi, Ron, ti prego. Ok, allora, il libro in teoria sta dentro questa cassaforte. E quale cazzo è la combinazione? Quale può essere la combinazione? Ok. Cosa c'è dentro? Munizioni per fucile. Sta in un contagione. Potenziamento. Munizioni. Integratore, integratore. E quelle sono animali che non mi conviene. Oh merda. Fisciato. Porca troia. Uno preso. Qui Prepper, mi senti? La situazione sta per... Dai però! Prova la cucina e usa lo scarico dei rifiuti. Non morirò così! Non morirò così, cazzo! Mi hanno quasi ucciso questi due minchioni! Cioè, le armi da fuoco in questo gioco fanno cacare! Oh, mazza da baseball chiodata! Questa è tipo la pagaia, solo più forte. Basta, andiamo. C'è una signorina là. L'ho disturbata, c'ha ragione. Vedi? Sciotta! Come cazzo godo! Porca miseria, come godo! Ah, ok, sono nei sotterranei. Quindi già sto nel bunker e posso già dargli il libro al doc. Vai, le ho portato quello che le serviva, dottore. Hai trovato Studium Contagione di D. Eh sì. Oddio. Che è successo? Questa è l'ultima lettera di D a Francis Bacon. Caro Francis, eccetera, eccetera. Sì, parla del codice della panacea. Ora, i corvi dicono di conoscere questo codice. Devono essere a Londra, da qualche parte. Se riuscissimo a mettere le mani sulle lettere e a recuperare il codice, potremmo trovare una cura. Ma sono qua. Ora, non devo arrendermi. Ho fatto un giuramento alla mia professione di squarciare il velo dell'ignoranza con la scienza. Cosa mi stai dando? E così farò. No. A dopo. No. Le lettere di D. Che ansia. Io questa missione me la ricordo, ci sono stato tipo 3 giorni fermo prima di capire dove cazzo stavano ste lettere. Ora devo vedere dove sono le lettere. Madonna santa, mi dispiace. Eccoti. Che ci facevi a Buckingham Palace? Vabbè, non importa, ho avuto un'idea. Tipo? Pare che nel palazzo ci sia un campo militare. Il più alto in carica è il colonnello Waverly, il mio vecchio comandante nella guerra del Golfo. Che ti mando io. Potresti recuperare delle armi migliori e magari anche un po' di esplosivo. Green Park. Ok. Quindi io vi lascerei qui, anche perché adesso mi devo mettere a studiare. Signore e signori, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividete su Facebook, fate tutto quello che vi pare di modo che possiate mostrare supporto alla serie che io sto portando avanti con tanto impegno e dedizione. E spero di portarvi i video con più regolarità. Abbiate pazienza, sono sotto esame, voglio morire. Nel dubbio ci sentiamo, ci vedremo la prossima volta sempre con zombie. E come detto prima, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividete su Facebook, fate tutto quello che vi pare. Io sono Alex Uex, signore e signori, ci vediamo alla prossima 360.